vorrei spendere solo due parole molto, molto semplici sulla questione del titolo, perché tra l'altro sarebbe forse stato anche interessante fare un'altra comunicazione. Invece che presentare il teatro di Danzica, si poteva parlare di questo tema della cultura ebraica in architettura. Poteva essere molto... però insomma, siccome mi è stato comandato e io eseguo. Allora, ma il titolo che ho dato è un po' strano, perché non pensavo realmente di presentare il progetto di Danzica, ma insomma, però è utile per dire due cose. Perché mi sembra che il titolo è Il tempo che noi siamo, corretto? Il tempo che non passa. Il tempo che non passa, la stessa roba, il tempo che non passa, il tempo che noi siamo. Prego? Non ti è stato comandato. No, il titolo è... E vedi, il tempo che non passa, e l'ho subito tutto stamattina, tanto. Ma perché il tempo che non passa e poi il teatro sulla scena, corretto? Il teatro a teatro, esempio. Il teatro a teatro, stessa cosa. Solo due parole. Ma dico questo perché quest'anno, nel corso, nel laboratorio di progettazione che faccio normalmente, il tema delle decadi è dedicato alla pazienza. E siccome siamo in un mondo che è impaziente, e siccome un autore ebraico come Kafka ha detto nei suoi aforismi di Zurau, l'ultimo, che il più grande peccato dell'uomo, il più grande in assoluto, è l'impazienza. Pensate, l'impazienza. Cioè non avere pazienza. E questa questione sembra una questione un po', come dire, un po' peregrina, un po' così, ma in realtà non è proprio così, perché vorrei subito legare questa questione dell'impazienza alla parola architettura, subito. Allora, intanto la parola architettura si divide in due ambiti, tecne e arche, benissimo, però sono due parole che compongono un unico vocabolo. Sì, ma queste due parole le possiamo tradurre come vogliamo, ma a me piace tradurle in una maniera un po' banalizzante, ma è così, e cioè uno è l'ambito dei saperi dominabili, le tecniche, le tecnai. Sì, ma l'altro, l'archè, che viene tradotto con i principi, i valori, riguarda l'ambito dei saperi indominabili. L'archè è indominabile, non è dominabile, neanche se uno prega Maometto. Cosa vuol dire questo? Che se noi siamo il punto di convergenza tra due grandi ambiti del sapere, dei quali uno è l'ambito dei saperi dominabili, l'altro è dei saperi indominabili, come si fa ad accedere ai saperi indominabili che stanno prima dei saperi dominabili? Gli indominabili stanno prima dei saperi dominabili. Questa è una questione non da poco. Seconda questione. In realtà noi siamo il tempo. Non è vero che noi continuiamo a dire noi abbiamo fretta. Dobbiamo correre, non ho più tempo. Noi siamo tutto il tempo che siamo e non c'è nessuno che ci possa trarre il nostro tempo. Non è che uno dice domani mattina, no, tu magari durerai due secoli perché sei così cattivo. Noi siamo il tempo. Sì, ma dov'è che non c'è tempo? Ma il tempo non c'è nella tecnica. La tecnica e la scienza non ha tempo, non hanno tempo, hanno forse le cronologie, ma non hanno il tempo. Le cronologie sono, come dire, dei vettori numerici che indicano delle date, ma il tempo ce l'abbiamo solo noi, noi siamo il nostro tempo. E siccome siamo il nostro tempo, su questo ci sarebbe molto da riflettere. Tra l'altro, sempre per citare un altro autore
di cultura ebraica, un poeta straordinario che è Osip Mandelstam, questo giovane poeta russo che tra l'altro è nato a Varsavia, credo. Sì. Nato a Varsavia. Sì. Che poi è morto in un gulag siberiano messo lì da Stalin. Ma è stato messo lì da Stalin non perché aveva scritto una poesia contro Stalin, sto poveretto, ma perché era un poeta. Dopo diremo qualcosa sul poeta, ma questo pensatore straordinario russo ha lasciato detto che noi, in relazione al fatto che noi siamo il tempo, noi siamo coloro che spezziamo le reni del tempo, cioè ogni nostra nascita spezza in due la schiena del tempo. Ma questo perché? Ma perché ciascuno di noi, ciascuna nostra nascita è una singolarità assoluta. E dico la singolarità e non arbitrarietà e non individualità, perché oggi noi siamo in un mondo, quello tecnico-scientifico, che rende le nostre persone, tra l'altro persona vuol dire due facce, una esterna e una interna, perché in greco vuol dire prosopon, la maschera, ma la persona, il prosopon, noi siamo solo delle maschere esterne adesso, non siamo più, non abbiamo più la consapevolezza della nostra interiorità, per cui la nostra individualità, che è un concetto neutro, è passata dalla, appunto, neutralità della cultura contemporanea, è stata trasferita verso il punto della arbitrarietà. Noi tutto quello che facciamo nell'ambito delle forme è arbitrario, semplicemente arbitrario. Perché? Perché il sapere contemporaneo è un sapere che si fonda solo sull'ambito tecnico-scientifico. E la questione tecnico-scientifica non può dire mezza parola sulla questione della forma, delle forme, zero. Vi può dare tutte le indicazioni che volete, le formule, sì, ma le formule sono sempre astrazioni. Sono astrazioni, apro e chiudo una parentesi, formali, ma sono astrazioni, ma la forma passa inevitabilmente attraverso di noi. Se non passa attraverso di noi, passa attraverso i sistemi, come dire, delle procedure normative, che sono un'altra cosa. Allora noi non siamo più architetti, siamo, non lo so, gli edili di turno. Va bene. Se noi prendiamo il manuale dell'architetto, beh, quello, il manuale dell'architetto, è il manuale dell'edile. L'architettura mette in gioco due cose: la tecne, il significato, i saperi dominabili, ma l'archè, i saperi indominabili, mette in gioco il tema del senso. Sì, ma il senso è ciò che mette in relazione noi, cioè la nostra individualità, non più come arbitrarietà, ma come singolarità. La singolarità non è nient'altro che portare, anzi ridurre, negare il nostro io, quello che Gadda diceva, l'io è una sorta di caccola del naso, perché tutti io, e trasferirci dall'ambito delle arbitrarietà all'ambito delle singolarità, cioè la relazione, l'espansione del nostro io verso il nostro sé. E qui faccio una domanda: ma secondo voi la nostra interiorità quanto è grande? Quanto è grande la nostra interiorità? È tanto grande tanto quanto, com'è che si dice, la scala del mio corpo, la figura del mio corpo? O è un po' più piccola, un po' più grande? Ma io sono convinto che voi adesso state ascoltando me e nel contempo voi dite: Rizzi, lascia perdere. E uno pensa, tanto che va a sciare non so dove, l'altro che va al mare alle Maldive, l'altro che il funerale, l'altro l'infinito, l'altro la gioia, l'altro il dolore. Cioè la nostra interiorità è tanto grande, tanto quanto grande è l'universo. Se noi possiamo pensare gli infiniti,
se noi possiamo pensare all'eterno, se noi possiamo pensare alla gioia, al dolore, il terribile, il piacevole, tutto quello che volete, e noi lo possiamo pensare come e quando vogliamo, vuol dire che la nostra interiorità è almeno tanto grande tanto quanto l'universo. Il che vuol dire? Il che vuol dire che noi, se possiamo usare un'immagine molto molto semplice, vorrei usare l'immagine della clessidra. Noi siamo la strozzatura del collo della clessidra. Un'ampolla è l'ampolla dell'universo che è fuori di noi. L'altra ampolla è l'universo che è dentro di noi. Ma noi siamo quella strozzatura. Ma quella strozzatura è la nostra matrice. Noi, ciascuno di noi, è una matrice, dico matrice, qualcosa di negativo, non di negativo, è un negativo che contiene tutte le sue forme, che non sono sue proprie di sé, di lui, ma di quel sé universale che è compresso dentro questa matrice che è la strozzatura del nostro collo. E ognuno di noi vuole che cosa? Vuole rappresentare un mondo. Un mondo. E non so se ogni tanto leggete questo benedetto giornale Il Sole 24 Ore di domenica, che c'è questo domenicale che, insomma, una volta era molto buono, adesso un po' meno, ma però funziona. Nel domenicale di domenica, l'ultima, c'era un articolo grande così. E era un, com'è che si chiama? Era la presentazione di un libro di un poeta italiano. La recensione. Una recensione, questo volevo dire. Questo poeta si chiama Manacorda, non vorrei dire una sciocchezza. E nel sottotitolo, no, riprendeva alcune frasi di questo poeta, era scritto così: la poesia, virgola, o è un mondo o non è. È interessante. La poesia o mette in rappresentazione sempre il mondo, ogni mondo, se no non è niente. E di nuovo, la poesia, perché adesso avrei citato la poesia, e perché sto continuamente citando, non so, Mandelstam, che è un poeta, Rilke, che è poeta, scrittore. Ma perché? Secondo voi noi potremmo appartenere alla categoria dei poeti? Sì o no? No, ve lo chiedo. Voi pensate che il poeta è uno un po' uno colpito da un'ossessione che sta a casa sua e si mette lì, non so, scrive per la sua gloria futura? La domanda è: ma noi apparteniamo di fatto alla categoria dei poeti? Dovremmo appartenere di fatto alla categoria dei poeti? Dai, ditemi qualcosa. No, perché così almeno... No? Sì, no? Ma certo, perché poesia non vuol dire quello che noi pensiamo in maniera così banale, il poetare. Poesia vuol dire produrre. Chiunque deve produrre qualcosa. Noi vogliamo produrre. Noi produciamo i nostri simboli. I simboli. Signori, i simboli, che cosa sarebbero questi simboli? Ma non sono le forme assenti che stanno nell'ampolla dentro di noi, di quell'universo interiore che ancora noi non conosciamo, mentre fuori di noi ci sono le forme fenomeniche che stanno davanti a noi. E noi dobbiamo continuamente tradurre, mettere in connessione attraverso la strozzatura del collo della clessidra, questi due grandi mondi. Noi siamo questo. Siamo esattamente questo. Tra l'altro, Hawkins, questo scienziato inglese che ha scritto molto sul tema dei buchi neri, no? Cioè, questo tema della nascita dell'universo, leggendo i suoi testi è emersa una questione che, non so come dire, dico, mamma mia, pensa a te, un fisico cosa dice. Nei buchi neri succede, secondo Hawkins, qualcosa di straordinario.
Questo qualcosa di straordinario, cioè dove si genera l'universo, lui, e ce ne sono miliardi e miliardi e miliardi di buchi neri, non è che ce n'è uno solo. Il buco nero produce ogni volta, e lo dice in maniera chiarissima, pensate, una singolarità. Una singolarità. Traduciamo, chi è la singolarità? Prima di tutto, noi, ma anche una foglia, anche un sasso, anche una lucertola, anche un rospo. È che noi siamo delle singolarità, non so come definire, un po' più complesse, perché possiamo produrre rappresentazioni che hanno a che fare col mondo. Ecco perché l'architettura non può stare sotto il dominio della cultura contemporanea tecnico-scientifica. Non lo può. Ma perché? E perché invece noi siamo completamente dominati dalla cultura contemporanea tecnico-scientifica? Molto semplicemente perché la cultura tecnico-scientifica nega la singolarità, vuole l'arbitrarietà. L'arbitrarietà vuol dire che noi viviamo in un mondo di pace assoluta, no? Noi siamo quieti, tranquilli, perché non abbiamo nessuna responsabilità. Siamo in un mondo acritico e i nostri giudizi sono senza valore, perché siamo nel mondo dell'arbitrarietà. Tant'è che mediamente vale molto di più un pessimo ingegnere che un bravo architetto, no? Perché l'ingegnere almeno ha dietro di sé l'autorità della scienza. Noi, sì, l'architetto, il gusto personale dell'architetto, va dai. E tu no, ti fai un mazzo così, perché ormai il gusto, cioè il valore, il senso delle cose, è stato annullato. Cioè noi siamo dentro questa piattaforma, no, del sapere contemporaneo, diciamo coloro che siamo arbitrari, acritici e agnostici, non crediamo in niente così. Sì, però questo vuol dire che viviamo una vita fondamentale agiatissima, no? Perché tanto mangiamo, dormiamo, finito, siamo essere singolari vuol dire una cosa totalmente diversa. La singolarità vuol dire che l'architetto è una persona sola, che l'architetto è isolato, non c'è nessuna assicurazione che lo può proteggere e noi siamo sempre in mezzo al rischio. Questo. Ma questo basta vedere com'è la fine dei grandi poeti, tanto per dirne una, Dante è stato un esiliato per tutta la vita, questo povero Mandelstam che ha fatto un lavoro sulla Divina Commedia straordinario è morto in un gulag siberiano vicino a Vladivostok. Cioè, o noi siamo consapevoli che l'architettura è quel luogo ancora straordinario dove c'è bisogno della singolarità, non dell'arbitrarietà, non dell'agnosticismo, non della criticità e non dell'arbitrarietà. Questa è la grande questione. Ecco perché l'architettura sarebbe in un momento straordinario, perché i germi di questa cultura, i migliori germi sono ancora da noi, sono qui, in quest'area grande, area mediterranea. E siamo seduti noi sopra un patrimonio straordinario, ma veramente straordinario. Solo che continuiamo invece a correre verso quella direzione, che è solo la direzione che slega questa parola architettura, e siamo solo dentro l'ambito di un banale uso delle tecniche. Ecco cosa volevo dire un po' con quel titolo lì che ho dato per questa chiacchierata. Dico la seconda parte, il teatro a teatro, no? Anche lì è che noi siamo sempre abituati a pensare che si fa una cosa, non so, e che quella cosa la dominiamo noi. No, noi non dominiamo proprio nulla. Zero, zero di zero.
perché se io ascoltassi quello che ha detto e ha scritto, per esempio, come si chiama, Blanchot, nello spazio letterario, tutte le opere che noi facciamo sono già esistenti, no? Preesistono prima di noi, ma certo che preesistono prima di noi, perché noi siamo in quel punto intermedio dove confluisce l'ambito delle tecniche che dipendono dalla nostra volontà, ma anche l'ambito della dimensione, tra virgolette, teologica, e dopo dirò una cosa su questo, che è l'ambito della pura rappresentazione, che è l'ambito dei saperi indominabili. Perché ho usato questa parola teologica? Guardate, la parola teologico tutti la conoscete e fa parte della tradizione delle nostre, delle religioni, ho capito, ma prima ancora che la teologia si chiamasse teologia e che gli dèi venissero tradotti con questo termine greco che sono gli zeoi, originariamente zeos era colui che guardava da un punto insolito verso il solito. Che cos'è? Vuol dire che colui che guarda dall'insolito è fuori dal cosmo e vede cosa vede? Vede tutto il cosmo e contemporaneamente vede tutte le differenze che sono impresse in questo cosmo. Cioè è la parola più nobile per dire estetico. Se io dico zeologia, indico la parola più nobile dell'estetico. Questo. E noi dovremmo sempre porci in un punto esterno, esterno anche a noi, dove cerchiamo di vedere, e qui questo punto esterno non vuol dire che noi dobbiamo procedere come procede la tecnica. La tecnica e la scienza com'è che procede? Avanza, separa le cose, avanza, separa le cose, le sperimenta e dopo non riesce più a metterle insieme. Perché il grande problema, la grande contraddizione che sta al fondamento dei saperi tecnico-scientifici è che tutte le cose che vengono prodotte e analizzate o studiate rimangono e sono isolate. Le cose sono irrelate. Ma l'estetico è la relazione pura. E qui, e adesso chiudo, farei una domanda. Ma tutto il nostro sapere cosiddetto tecnico-scientifico, ma tutto il sapere, dal teologico al... Però oggi siamo dentro questa grande cappa dei saperi tecnico-scientifici. Da dove deriva? Da dove deriva il nostro sapere? Qual è la sorgente autentica del sapere che noi oggi chiamiamo tecnico-scientifico? Non so, 100.000 anni fa, quando c'erano i primi ominidi su questa terra, c'erano anche forse dei libri, dei dizionari, dove uno andava e diceva luna, nuvola, albero, foglia. No, c'era niente. Dunque, da dove viene tutto questo sapere? Da dove viene un ottavo QL quadrato? Da dove vengono le integrali? Da dove vengono i buchi neri? È che prima di tutto c'è l'apparire, poi c'è il sapere, e il sapere non è nient'altro che l'interpretazione infinita dell'apparire. Sì, ma la grande differenza è che nell'apparire appare tutto, sia le cose che sono visibili con gli occhi, queste, sia le cose che sono invisibili, che sono quelle che sono dentro di noi. Guardate che le cose che sono dentro di noi sono di più di quelle che sono fuori. Tanto per... Il mondo interiore è più vasto di quello che noi possiamo vedere con gli occhi. Detto questo, l'apparire, tutto, nell'apparire tutto appare, ma tutte le cose sono in relazione, tutte. Perché? Perché questo computer vede questo piano di legno, il piano di legno vede il pavimento, vede le luci, vede le tende, e poi è via, e noi possiamo andare su Vega, su Orione, su... Tutto in connessione, nell'apparire, che sia visibile o invisibile, tutto è in relazione.
E se vogliamo essere un po' più ancora schematici, c'è un progetto che noi possiamo fare che rimane, e qui entro in contraddizione, invisibile? No. Perché anche se io lo immagino nella mia mente, come lo immagino, lui è già in connessione con tutto l'universo. Ma noi siamo in un tempo in cui la cultura ci dice che tutte le cose sono irrelate e che noi siamo i demiurghi delle cose. Se io voglio fare una città galleggiante, costerà l'ira di Dio, però poi vado dalla tecnica e dico: guarda tecnica, fammi questa città che galleggia, lei ti fa la città che galleggia, senza dubbio. Qual è il senso di questo? Niente. Per cui, e adesso chiudiamo, credo che questo sia un tempo, ma ormai sta emergendo in molti ambiti, l'ambito dell'economia, della letteratura, anche delle scienze, dove c'è un grande cambio di paradigma. Questo grande cambio di paradigma è che i saperi, diciamo, umanistici, a differenza dei saperi tecnici, hanno una prerogativa totalmente diversa, che è quella di avere il tema di fondo, il tema della forma. I saperi scientifici non lo possono avere, perché il loro problema è come. La scienza e la tecnica, l'obiettivo, il telos, è quello di incrementare la loro potenza. E tu incrementi la potenza all'infinito solo se tu continui a separare le cose. Ma invece noi non siamo i separati, noi siamo un'unità assoluta. Siamo un'unità assoluta nel nostro tempo, ma anche per il sapere. Il sapere non esiste un sapere infinito, esiste il sapere finito, ma che è indominabile. Questa è la grande questione. Noi siamo finiti, ma siamo un assoluto finito. E abbiamo una grande responsabilità che dovremo portare avanti, che è proprio quello della forma. E il mondo che è esterno a noi è lì che smania, e questo lo dice Kafka, smania per vedere le cose che noi possiamo produrre, perché lui vuole essere affascinato. Il mondo vuole vedere altri mondi, che sono le nostre piccole opere, che però lo affascinano. Mamma mia, sarebbe un... Per quello noi dovremmo diventare dei poeti. Dei poeti che invece di usare un linguaggio astratto come fanno i poeti, noi usiamo un linguaggio proprio materico, no? Mettiamo insieme ettolitri di acqua, quintali di cemento, legno, sassi. Detto questo, ho finito di raccontarvi questa... che non è una storiella, è una questione secondo me molto tragica e terribile. Perché questa questione le scuole le dovrebbero in qualche modo percepire e non vengono percepite invece, questa è la questione. Mentre adesso vorrei presentare in maniera molto veloce questo progetto. Prima di presentarsi, scusa, per andare avanti faccio una di quelle. Così? Per tornare indietro? E un secondo solo, puoi tenere ancora acceso solo due minuti perché spiego tre cose, tanto mostrerò le immagini. Se vuoi. Beh, prego. Sì, se no posso aprire le finestre. No, ma così funziona. No, ma quello che volevo dire è, intanto voglio spiegare qual era il tema di questo concorso e quali sono stati le questioni che hanno definito in qualche modo l'orizzonte o la cornice del progetto. Il concorso è del 2004, le date sono importanti anche per un'altra ragione, perché intanto è un concorso che viene, come dire, lanciato a Danzica, 2004, ma il 2004 per la Polonia è l'anno in cui la Polonia entra ufficialmente nel mercato europeo,
cioè passa da Mosca a Bruxelles, tanto per dirne una. 10 anni dopo viene inaugurato il teatro. Sì, viene inaugurato il teatro quando Tusk, che è nato a Danzica, è attualmente il, come si chiama, il primo ministro del Consiglio europeo, per dirne un'altra. Ma il concorso, appunto, del 2004 è molto semplice. Progettare un teatro elisabettiano in quel luogo a Danzica dove 4 secoli prima avevano costruito il primo teatro elisabettiano, un teatro di legno, però lì quel luogo doveva essere proprio esattamente quello, perché avevano fatto degli scavi archeologici, avevano trovato queste palificazioni, insomma c'erano queste tracce di questo vecchio teatro, e lì doveva essere fatto. Per cui il programma di concorso chiedeva a che si progettasse un nuovo teatro elisabettiano, B, che però oltre al teatro elisabettiano fosse presente in questo teatro anche un teatro all'italiana. E qui si alzano i capelli. Perché? Perché il teatro elisabettiano, in maniera molto molto semplice, storicamente è un teatro a forma quadrata, rettangolare o rotonda, dove però il centro della scena è, no, non il centro della scena è nel centro della platea del pubblico. Era un cortile con questo palcoscenico messo più o meno in mezzo, dove tutti gli spettatori guardavano nel centro, finito. Sì, ma invece, guardate che sto semplificando in una maniera un po' brutale, ma insomma, questa è la grande questione. Il teatro all'italiana invece è un teatro che lo conoscete tutti, il punto topico è messo all'infinito, no? C'è la prospettiva, tant'è che gli spettatori nel teatro all'italiana sono sempre in qualche modo organizzati attorno a una figura a ferro di cavallo, con tutti i palchi orientati, perché dovrebbero, come dire, i raggi dei nostri sguardi dovrebbero colpire esattamente il centro di questa prospettiva, che è il punto all'infinito. Sì, e allora la questione è: ma come si fa a mettere insieme due tipologie che hanno, una ha il fuoco centrale e l'altra ha il fuoco all'infinito? È un impossibile. Detto questo vuol dire che già il teatro conteneva dal punto di vista tipologico una contraddizione quasi insanabile. Questo quasi insanabile è tradotto così, che il teatro elisabettiano di Danzica voleva essere un teatro sperimentale. E lì, essendo un teatro sperimentale, alcune cose si possono accettare, altre no. Insomma, però questa era i dati iniziali. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è invece, ma che cosa vuol dire oggi, 2004, progettare un teatro? Cioè, progettare un teatro, come minimo, uno deve tornare all'origine del teatro greco, perché la grande questione viene introdotta dal teatro greco. Il teatro greco è un teatro fatto così, cioè con quella grande platea dove c'era la scena fissa, ma la scena fissa in realtà era il grande paesaggio. Il teatro era sempre messo in un punto, come dire, panoramico tra i più belli. Sì, ma guardate lì, il teatro greco è quell'archetipo che anticipa la fondazione della polis. La polis nasce in seguito del teatro greco. Perché? Cosa voleva? Qual era il senso di questo teatro? Il teatro greco è stato pensato in quel modo perché intanto doveva accogliere tutti i cittadini di questa futura comunità che era la polis, e tutti andavano a teatro. Ma perché tutti andavano a teatro? Non andavano a teatro perché loro volevano divertirsi, andavano a teatro perché dovevano capire qualcosa rispetto alla verità. Ma cos'era? Qual era sta verità? La verità era che la verità stava passando dal mondo dei miti. Il mito non era più quel racconto, diciamo, di verosimiglianze
che ancora poteva sostenere la comprensione del mondo da un punto di vista greco, perché stava sorgendo nella mente greca il tema della ragione, dunque della filosofia. Il teatro si forma proprio perché c'è questo grande passaggio dai miti alla filosofia. Il personaggio fondamentale è la verità. Come cambia la verità dall'ambito mitologico all'ambito logico? E lì nasce il teatro e nasce poi la polis, cioè la città. Oggi invece il teatro è semplicemente tu vai a teatro perché ti devi divertire, devi fare quello, cioè tutto un grande. Considerate che uno dei più grandi, come si può dire, scrittori e registi teatrali polacchi era Grotowski. E Grotowski nei suoi scritti ha lasciato detto che il teatro è l'ultimo baluardo, Grotowski, attenzione, del sacro. Uno, due, l'attore per Grotowski, guardate che Grotowski è morto pochi anni fa, non è che sia morto 20 secoli fa, è del nostro tempo, che l'attore è il nuovo sacerdote, pensate, sacerdote. Ed era uno che aveva in qualche modo questa idea del teatro povero, iperpovero. Sì, ma il teatro era il luogo l'ultimo baluardo del sacro. E l'attore, il nuovo sacerdote. Boh, finito. Detto questo, c'è questa questione dove l'origine del tema del teatro è questo grande tema dove, come dire, si deve considerare in qualche modo il tema della verità. L'altro è che oggi il teatro è il luogo del divertimento, del passatempo, è finito. Questi erano i due estremi. Poi il teatro elisabettiano è il teatro che nasce per quale ragione? Nasce perché c'è un grande autore che è Shakespeare. E cos'è che fa Shakespeare nel XVII secolo, cioè nel 1600? Cioè, guardate che Shakespeare è quell'autore che mette in gioco qualcosa di straordinario. Questo qualcosa di straordinario appoggia sulla vetta di un altro autore che è italiano, che è Dante. Perché Dante chiude la grande piramide, diciamo, del mondo classico e porta in vetta, come dire, la Divina Commedia è questo giungere in vetta di questa montagna classica. Dopo neanche due secoli Shakespeare si appoggia su quella vetta, apre un altro cono, perché Shakespeare è colui, con la sua opera, che introduce e sviluppa il tema della coscienza dell'uomo moderno. Il dubbio di Amleto è l'incertezza che cova dentro di noi, dove ancora questa incertezza però non era stata analizzata nel mondo classico degli eroi e dei miti, perché lì prevalevano le azioni, qui c'è la riflessione. Shakespeare apre al mondo dell'uomo moderno. Ma anche lì, attenzione, è una grande piramide che da 4 secoli, da 5 secoli si continua a rappresentare Shakespeare. Ci sarà un perché. Detto questo, chiudo la parentesi del teatro. L'altra questione, che non era secondaria, era Danzica in Polonia. Ho capito. Però Danzica, intanto nell'arco di 50 anni, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale al 2004, ha cambiato radicalmente la sua impostazione politica. Prima era sotto il protettorato dell'URSS, e dopo, in 50 anni, diciamo in meno di 50 anni, ha rovesciato di 180 gradi il suo sguardo e l'ha indirizzato verso ovest. Prima guardava verso est e poi verso ovest, tant'è che a Varsavia il palazzo della cultura e della scienza, penso che voi già lo conoscete, la facciata principale del palazzo guarda esattamente a Mosca, perché quel palazzo lì è stato un dono che ha fatto Stalin alla Polonia per i cosiddetti danni di guerra, tutte queste storie qua. Però è una sorta di archetipo quell'edificio, che lo trovate se andate a Mosca, vedete che le sedi dell'università a Mosca o anche del Parlamento sono
e questi edifici, cioè, se uno li guarda bene, sono straordinari, perché sono fatti tutti di pietra. Però c'è questo, in 50 anni la Polonia rovescia il suo sguardo politico. Sì, e in 20 anni la Polonia produce 5, se non sbaglio, sì, 5 premi Nobel. In 20 anni, perché c'è Milos, c'è Lech Wałęsa, Günter Grass, la Zimborska, e forse me ne manca uno, adesso ve lo dico subito. Ah sì, allora 4 sono i premi Nobel, poi c'è anche Vajda che invece vince un Oscar alla carriera con i suoi film. Ma perché cito un po' i premi Nobel? Ma perché i premi Nobel, al di là di tutte le contraddizioni del loro valore o meno, sono quelle figure che dal punto di vista intellettuale e culturale mostrano delle cose molto molto interessanti sempre. E per esempio, dell'opera di Milos, che era un filosofo, c'è il tema della maschera, molto molto importante. Nell'opera di Lech Wałęsa c'è il tema delle braccia, tutti questi. Wałęsa nasce a Danzica, Solidarność, il movimento sindacale di Solidarność, che nasce quando ancora gli scioperi erano illegali, tant'è che ci sono stati anche dei morti, nasce a Danzica proprio nell'area, nei cantieri navali di Danzica. Però le immagini fondamentali di questi scioperi sono le braccia alzate degli operai. Poi c'è la Zimborska, questa poetessa straordinaria che mette in gioco il tema del silenzio. Non so se voi conoscete un po' questa poetessa, che è una poetessa straordinaria, che lei usa il linguaggio comune proprio di casa tua, di tua madre, di tuo padre, di tuo fratello, sì, solo che quel linguaggio lì improvvisamente è ai livelli più alti della poesia. E poi c'è appunto Günter Grass, che in realtà lui nasce a Danzica in quel tempo era ancora sotto la Germania, ma insomma Günter Grass scrive questo libro che è Il tamburo di latta, non so se lo conoscete, c'è questo bambino che è la metafora dell'oppressione del potere, che non vuole crescere, questo bambino che non vuole crescere urla, quando urla lui rompe tutti i vetri, cioè c'è l'urlo, c'è questo urlo di rabbia. E questo era proprio la risposta che dava in qualche modo il popolo polacco in quegli anni a quello che è stata l'oppressione sia prima tedesca e poi russa su quella terra. Finito. Questa è la cornice entro cui si è inserito il progetto del teatro di Danzica. Allora adesso vado via molto molto veloce perché è inutile stare qua, potrei anche fare silenzio. Questo è il modello presentato al concorso, è il modello in gesso, questi sono gli elementi fondamentali che costituiscono il progetto, sono dall'alto in basso, vedete la figura in alto è questo recinto alto 6 metri, che è un muro che ha lo spessore di 2,40 m e contiene tutte le scale di sicurezza per l'edificio, poi c'è l'edificio della platea del pubblico, ci sono le ali, non l'ho detto, insomma questo il progetto ha le ali che si aprono, perché anche lì il tema del progetto è stato, poiché la tipologia storica è una tipologia a corte aperta, poiché il programma del concorso prevedeva invece la costruzione di un tetto, l'interrogativo era, ma non è possibile costruire né un teatro senza tetto né un teatro con un tetto fisso, dunque il tetto doveva essere mobile. Per fare un tetto mobile non ci vuole una grande intelligenza, perché basta fare uno sliding roof e tu lo fai senza tanti problemi. E qui il tema era non farlo sliding, non scorrevole, ma aprirlo come le ali di uno scrigno. Ma questo perché? Perché dopo si capirà, tutte le cose che ho detto prima convergono nel decidere quale tipo di forma devono assumere certi componenti della forma.
per esempio, queste mani alzate, no, dei movimenti, del movimento sindacale, ti rimane impresso il lavoro di Wajda, che è questo, come si chiama, questo regista polacco che è al pari del nostro Fellini, che è di Cracovia, e che ha fatto tra l'altro 3 film su Danzica e proprio sui movimenti, sugli scioperi di Danzica. Arriva tra l'altro questa trilogia dove c'è l'uomo di marmo e l'uomo di ferro, l'uomo d'acciaio, una roba del genere, dove il protagonista principale è colui che costruisce mattoni, proprio mattoni con le sue mani. Poi lì c'è un dramma dentro, che anche lì questi film che ci siamo guardati con grande attenzione, questi libri che ci siamo letti con grande attenzione, tutte le iconografie che ci siamo letti della storia dello sviluppo della città di Danzica, entrano lentamente, come dire, a conformare alcune scelte progettuali. Una di queste è stata proprio quella di fare le ali che si aprissero in alto. In ogni caso, adesso non parlo quasi più. Tra l'altro poi il teatro si compone di 2 figure fondamentali: una figura esterna che è un guscio robusto, molto ruvido, perché avendo le ali che si aprivano in alto dovevano resistere a delle forze, come dire, tensionali molto molto forti, perché i venti che vengono da nord hanno forze elevate, e dunque anche le murature dovevano in qualche modo corrispondere all'esprimere questa resistenza che la struttura doveva offrire, mentre il nucleo interno del teatro è stato ripreso esattamente il modulo e anche il materiale del teatro originario, per quale non esiste se non qualche vecchio legno adesso, ed era tutto fatto di legno. Dentro dunque c'è un teatro molto leggero, molto fragile, che viene protetto da questa conchiglia che è invece molto, molto robusta e innervata. Le nervature sono proprio dovute alle spinte che derivavano dalle ali aperte. Qui già vedete alcune immagini del lavoro fatto, costruito. Ecco, qui siamo su quel bordo e su quella terrazza che è a quota più 6, che è anche un modo per poter vedere la città di Danzica, sia la parte storica, perché il teatro era su un punto, su una soglia tra il confine con la città storica, il sistema murario storico di Danzica, e la nuova espansione, diciamo, che è avvenuta dopo la Seconda Guerra Mondiale, quella sotto il comunismo, sul lato sinistro. Ecco, questo livello era anche un modo per poter vedere ambedue queste nuove tipologie urbane ad una quota, come dire, per l'occhio un po' diverso. Qui siamo sempre invece sul tetto a quota. Il teatro ha 4 altezze fondamentali: 6 metri, che è il livello dei percorsi esterni, poi 12 metri è il tetto del teatro, e 18 metri è la cuspide della torre, come dire, tecnica, dove ci sono le scenografie, tutti i meccanismi per la gestione del palcoscenico inferiore, e poi 24 metri è il punto più alto dell'ala quando il tetto si apre. Qui vedete il tetto che è chiuso, qui è ancora chiuso, e qui. Tetto chiuso. Il tetto in realtà diventa il quarto palcoscenico. Perché quarto? Perché il primo è quello elisabettiano, il secondo è quello italiano, il terzo è il palcoscenico a più 6, che è esterno all'edificio, e il tetto, il cielo, diventa il quarto. Tant'è che Shakespeare ha lasciato anche scritto che tutto il mondo è una scena. E allora, se tutto il mondo è una scena, qual è quella scena che unisce tutto il mondo? Il firmamento. E noi, tac, abbiamo fatto il firmamento. Sto scherzando. Qui vedete invece alcune parti meccaniche
e dopo vi racconterò una storiella su queste parti, per poter muovere, perché sono questi pistoni che è come avere dei ponti levatoi sul tetto di un edificio, più o meno la stessa cosa. Queste sono delle viti speciali che fanno muovere poi i pistoni per il tetto, perni speciali, il modello di studio prima di realizzare l'opera, in via di realizzazione, è una sorta di mose sul tetto, più o meno. Qui è quasi finito, tetto chiuso, tetto aperto. Però qui c'è adesso un'altra cosa che volevo dire. Quando abbiamo fatto questo progetto c'era un'altra grande incognita, perché l'ultimo progetto interessante fatto di teatro era quello di Aldo Rossi, il teatro del mondo. E il problema era come si può fare adesso un altro teatro dopo il teatro di Rossi? Perché il teatro di Rossi, qual è la particolarità di questo teatro? Beh, intanto era un teatro che era stato costruito provvisoriamente, che era montato su una grande zattera, fatto di tubi innocenti, di vestito di legno, fatto il suo giro in laguna e dopo è sparito. Cioè la grande figura che tiene in piedi la memoria di questo teatro è l'apparizione. Cioè un teatro che appare e poi sparisce. Cioè è una delle cose più interessanti. Ma come si fa oggi? Come si poteva fare fare un teatro che poi appare, sparisce? Questo era un grande tema. E questo è un tema che adesso dico che è non teologico, ma seologico. L'altra questione, allora, proprio per questa difficoltà messa in scena da Rossi, in questo teatro della apparizione, lentamente è maturata quest'altra idea che era il fondo del progetto di Danzica, che è invece il tema della kenosis. Allora, kenosis è un termine prettamente religioso, ma che noi trasferiamo dall'ambito della religione all'ambito del nostro tempo. Kenosis vuol dire semplicemente la spogliazione, lo svuotamento. In termini religiosi, chi ha messo in atto la kenosis? È stato Gesù, il figlio di Dio. Il Dio si è spogliato di sé, di una parte di sé, ha generato questo figlio, almeno così racconta la Bibbia, e insomma, però lì si genera tutto questo tema dello svuotamento. Sì, ma se tu prendi questo tema della kenosi, se la trasferisci nel 2004, è un tema grandioso, perché entra a pennello proprio col fatto che il teatro elisabettiano è un teatro che era vuoto, era già vuoto in sé. E allora il problema è, per chi doveva costruire un teatro che doveva avere anche un tetto, come si fa realmente a tenere insieme il tema dello svuotamento con la presenza invece di una forma che è lì stabile, concreta? Questa è stata la soluzione fondamentale per decidere di aprire le ali in verticale. Aprire le ali in verticale, è una soluzione che dal punto di vista spaziale è totalmente diversa che aprire un tetto orizzontalmente. Perché? Perché la forma, le proporzioni dello spazio interno, quando tu apri questo tetto, improvvisamente si duplicano. Il teatro non è più un cubo, ma diventa una torre. Sì, ma scende una colonna di luce e di aria che è impressionante. Il problema è come fa la forma a resistere all'imponenza del vuoto quando le ali sono aperte, in modo tale che sia il vuoto sia la forma con la sua presenza possono, come dire, coesistere, coabitare insieme. Per esempio, uno dei grandi temi era che non poteva esserci nelle murature esterne alcuna possibilità di fare delle finestre, delle forature. E ci sono un sacco di forature, ma le forature sono fatte in un modo che dall'esterno sono invisibili, perché quel bordo alto 6 metri racchiude un'altra forma interna dove ci sono
tutte le finestre per gli uffici, per l'amministrazione e la gestione del teatro, che però all'esterno sono totalmente invisibili. Però la massa, questa massa di mattoni che in qualche modo doveva rispondere alle esigenze della sua unità, era dovuta proprio al fatto che il momento fondamentale del teatro doveva vivere sulla propria, sul proprio svuotamento. Ecco, e qui invece questo tema dell'alzare le braccia, anche qui c'è un'altra questione che per esempio Jacques-Luc Nancy ha parlato moltissimo. Noi facciamo dei gesti che ci appartengono in maniera naturale, no? Cioè alziamo le braccia, ma alziamo le braccia per ribellione, ma anche per gioia, no? O anche per ringraziamento, per molte cose. Il problema era, e l'architettura, una forma architettonica, può in qualche modo alzare le braccia per dare, come dire, per rispondere simbolicamente a quelle braccia che il movimento sindacale di Solidarnosc aveva in qualche modo ormai rappresentato 20 anni, 25 anni prima. E qui, eccolo qua. L'ultima immagine invece è Vaida. Vaida è questo regista che è morto tra l'altro 2 mesi fa a Cracovia, credo a 90 anni. È un suo, come dire, un suo omaggio, visto che è morto da poco, e lui era tra l'altro nella commissione giudicatrice del progetto e a lavoro finito ha fatto anche un film sul teatro. Credo di non avere niente altro, perché qui non va più avanti nulla, e dunque sì, finito. È questa è l'ultima. Chiuso, non va avanti niente.